bene, ritornati da Mezzo Giocare. Siamo tornati, signori, con un nuovo video di FIFA 21. Sono tornato, ragazzi, per farvi vedere la mia nuova squadra upgradata al massimo. Ragazzi, ho fatto un po' di compravendite e l'altro giorno in live su Twitch abbiamo ovviamente venduto un po' di giocatori e acquistato altri giocatori. Ma raga, quello che mi sono acquistato è qualcosa di devastante. Quindi mi raccomando, guardatevi tutto quanto il video. Vi faccio vedere subito quello che mi sono andato ad acquistare, come ho modificato un po' la mia squadra. Un bel like. Invito ovviamente tutte le sere a seguirmi in live su Twitch dalle 20:30 in poi. Mi trovate sempre là, ragazzi. Facciamo FIFA, Fasmofobia, giochi horror, chi più ne ha più ne metta. Quindi mi raccomando, seguitemi. Vi lascio il link anche in descrizione del mio profilo Instagram, quindi seguitemi anche là. Crediti di FIFA, G2A e tutto quello che vi può interessare, link in descrizione, mi raccomando. Vi faccio vedere subitissimo quello di cosa sto parlando. Questa, ragazzi, è la mia squadra attuale che sto utilizzando e sarò prontissimo per usare nella prossima Weekend League. La scorsa VL, quindi questa che è appena terminata, non è andato malissimo. Sono arrivato finalmente almeno ad oro 1. Per due partite non ho fatto fuori classe, quindi mannaggia la miseria. Ma non avevo ancora questa squadra, avevo quella vecchia che vi ho fatto vedere l'ultima volta. Questa qua, ragazzi, è la mia squadra aggiornata ad oggi. Devo fare ancora delle modifiche nella parte destra, diciamo, della squadra, ma momentaneamente, raga, è devastante, devastante. Ha un valore stimato di quello che quando io ho acquistato questi giocatori intorno ai 4.500.000 crediti di squadra, raga. Una cosa assurda. Allora, come ben vedete, sempre in porta abbiamo il nostro Lloris, che sta sempre qua bello sito. Nei difensori abbiamo sempre Van Dijk insieme a Gomez. Qui come terzino destro sono andato a mettere Walker, visto che l'ho trovato in un pacchetto, ragazzi. Quindi primo proprietario, eccolo qua, Walker. E l'abbiamo subito messo al posto di Van Bissaka. Qui, ragazzi, ho messo Alex Telles per fare intesa con appunto stai vedendo con Neymar, perché prima ci stava il nostro Robertson. Andiamo sopra, ragazzi, vi faccio vedere subito. Partiamo sempre da Lucas Moura, qui sempre come esterno destro, che appunto io poi vorrei andare a cambiare con qualche icon, quindi che non so, con Garrincha o con Salah, se, proprio visto che non è un'icona, però Salah potrebbe andare bene, però Garrincha, roba del genere. O Figo, ho visto anche Figo, raga, interessantissimo. Ditemi voi cosa ne potete pensare. Però attualmente Lucas è devastante, veramente, raga, è fortissimo, mi ci trovo un sacco bene. Qui abbiamo, ho spostato il mio Timo Werner, devastante, raga, pure questo è una cosa assurda, cioè ho fatto 102 partite col mio club e mi ha fatto 108 gol, raga. È un mostro della natura. L'ho dovuto mettere COC perché? Perché ho messo Paul Pogba, quindi il nostro Paul Pogba, come AT in questo momento. Poi nella fase ovviamente quando andrò a giocare cambierò il mio modulo in 4-2-2-2 e Pogba mi torna sotto vicino a Disailly e appunto il mio Werner tornerà di nuovo sopra come attaccante. Anche il nostro Pulipetto, primo proprietario, lo trovo in un pacchetto, quindi tanta roba anche per lui. Poi, raga, passiamo qui proprio nel gusto. Vabbè, qua già ve l'ho detto, Disailly ovviamente l'ho messo come carta centrocampista per fare un po' più di intesa. E questi, ragazzi, sono i miei nuovi due acquisti. Neymar 91, raga, Neymar 91 acquistato per 930.000 crediti. Ho fatto già 3 partite di cui 4 gol mi ha fatto. Mi sto trovando da Dio. Sto iniziando a cercare un pochettino, a skillare un po' di più, anche se per me è molto complicato, perché sapete, raga, io gioco abbastanza statico, non gioco moltissimo con le skill, gioco molto più di passaggi, cross, palle tese e cose varie. Ma mi sto cercando un attimino a destreggiare un po' con le skill. Non è il mio punto forte, ma ci proviamo. Quindi sarò curioso di vedere un pochettino come andrà la prossima UL, sperando di andare ovviamente molto bene. Anche perché, come già vi ho detto, la scorsa è stata oro 1. Per due partite non ho fatto fuori classe, quindi peccato. E poi, ragazzi, acquista lui, Mbappé, 1.220.000 crediti. Fatte due partite, attualmente mi ha fatto solamente un gol, ma due assist. Quindi, visto che sto sfruttando molto di più Neymar per giocare un pochettino, ma raga, che squadra devastante mi sono andato a creare. Poi ovviamente qua abbiamo nella nostra panchina, scusate, nelle sostituzioni abbiamo Sissoko, Dembélé, Rashford, che non ho venduto perché è devastante anche Rashford, visto che mi ha fatto 108 partite di cui 98 gol. Anche Rashford, raga, merita, merita veramente tanto. Io qua l'ho pagato 162.000, adesso costa all'incirca 210.000, quindi già ho guadagnato qualcosina con Rashford. Vabbè, Szczęsny tanto per, la porta che è Robertson. Ho venduto Kanté, perché qui, ragazzi, al posto di Pogba io avevo Kanté e mi sono trovato benissimo con Kanté. Però comunque quando stavo in live ci siamo dati un sacco di consigli. Ho detto, cavolo, ho trovato comunque Pogba, non lo vendo, me lo metto là, ragazzi, in modo tale da fare un po' tutta quanta l'intesa con i francesi, appunto Mbappé, Pogba e Desailly. Ho detto, porca puttana, facciamoci una nuova squadra. Ho deciso di vendere quello che avevo e ho detto, proviamoci, mi provo a fare una nuova squadra e vediamo cosa riesco a fare. E poi non pensavo minimamente in live di riuscire a comprare Mbappé e Neymar. Quindi, raga,
tanta roba, sono veramente contentissimo. Quindi questa è la squadra attuale che appunto io andrò a utilizzare per la mia prossima Weekend League. Vi faccio vedere sempre velocemente le tattiche personalizzate che io andrò a usare, ma le tattiche, ragazzi, sono molto, diciamo, personali. Ovviamente tendo anche a precisare, ragazzi, io non è che sto facendo questi video per dire alle persone utilizzate le mie tattiche, perché se proprio dovete utilizzare le tattiche di qualcuno, andate a vedere i video dei pro player, ragazzi. Non vi vedete i miei video se volete utilizzare le mie tattiche. Io vi sto parlando e vi sto mostrando quello che è la mia squadra e quello che appunto io sto utilizzando, che poi le tattiche possono anche essere tranquillamente sbagliate, ma io attualmente così mi trovo abbastanza bene, quindi non mi, diciamo, non è affatto male. Allora, questo qua, ok, io vado ad utilizzare il modulo 4-2-2-2 come tattica personalizzata. Utilizzo uno stile di difesa equilibrato. Ho aumentato l'ampiezza e la profondità a 6 entrambi, ragazzi. Quindi sto giocando attualmente con ampiezza e profondità 6, che vi posso dire che mi trovo comunque abbastanza bene in difesa, anche se tante volte i giocatori fanno come gli pare, quindi salgono senza motivo, o comunque i terzini spariscono completamente e tornano in centro, quindi gli attaccanti mi fanno una mazza così. Infatti questa cosa quest'anno è un po' da tenere d'occhio, perché tendono molto a fare come gli pare, e tendono comunque, anche se tu hai tra parentesi una difesa abbastanza arretrata, tengono molto il gioco, li fa proprio andare avanti, raga, senza problemi i giocatori. Cioè, un po' è sballata sta cosa, quindi bisogna fare parecchia attenzione. Nella fase d'attacco io utilizzo il possesso palla, è una cosa che mi ci sto trovando molto bene. Gioco con un'ampiezza di 6, un giocatore in aria. In realtà potrei andare a mettere anche qualcosina di meno, sinceramente, perché sennò poi subisco troppo. Ok, io direi di utilizzare 3. Angoli pure, andrei a mettere 2. Ok, io farei così, così almeno mi rimangono più giocatori dietro, raga. Se io farei così, poi potrebbe anche essere sbagliato, già ve l'ho detto. Il modulo questo qua, vabbè, lo sapete. Le istruzioni, ho messo le classi, grazie, Mbappé e Werner, che sono i due attaccanti che abbiamo inserito alle spalle, e l'altro lasciato tutto quanto predefinito. Per quanto riguarda Neymar e Lucas, ho messo Svaria, che mi ci trovo comunque abbastanza bene. Con Desailly e Pogba abbiamo messo intercetta linea di passaggio, resta dietro un attacco e copertura al centro. Queste sono quelle che io utilizzo per Pogba e Desailly. Alex Telles e Walker metto sempre resta dietro un attacco, e i difensori io non li tocco quasi mai, quindi li lascio sempre così. Non vado a mettere, per quanto riguarda, che ne so, Van Dijk, non vado a mettere partecipa all'attacco mai, o gioco come attaccante mai. E non utilizzo neanche le intercettazioni, non metto né aggressive né moderate, perché, raga, quest'anno, anche se tu sputi o fai una puzzetta in area di rigore, ti dà i rigori come se non ci fosse un domani. Cioè, mi sono capitate tantissime azioni dove praticamente io non ho neanche toccato il mio avversario in area di difesa, neanche cade l'avversario, tipo, che ne so, l'on truppi, boh, calcio di rigore, quindi accadono cose veramente senza senso. Queste qua sono le tattiche che io vado ad utilizzare. Vi ripeto, non è un video dove voi potete prendere spunto. Poi, per chi volesse prendere spunto, ragazzi, ben venga. Ma queste sono le mie tattiche personalizzate. Quest'altra VL mi sono trovato abbastanza bene. Sono partito un pochettino lento, ma mi sono ripreso poi dopo. Avevo fatto 8-4 nella prima sessione di live, e poi ho fatto su 8 partite 7 vittorie e una sconfitta nella seconda live che ho fatto il giorno dopo, quindi arrivando a 15 vittorie e 5 sconfitte, mentre alla fine del risultato ho fatto 21 vittorie e 9 sconfitte, che non è andato malissimo. Però punto ovviamente a provare a fare il mio primo fuori classe della vita, perché io, ragazzi, capite, non ho mai fatto fuori classe. Forse una volta l'ho fatto su FIFA 18, non mi ricordo neanche quando, FIFA 19, non mi ricordo quando cacchio l'ho fatto. Spero quest'anno almeno una volta di fare fuori classe. Poi sono contentissimo, mi accontento comunque degli oro 1. Questa qua è la mia squadra. Vediamo la prossima VL come andrà. Quindi mi raccomando, seguitemi tutti quanti sulla piattaforma che ho pronunciato fino adesso, quindi Twitch, ormai l'ho detto 100 miliardi di volte, e vediamo un pochettino, sperando di non spaccare nient'altro. Visto che mi stai anche chiedendo, sì, sto giocando da Next Gen, sto giocando da Xbox Series X. Questo è il pad, che sembra uguale a quell'altro, e sto giocando dall'Xbox Series X. Il gioco, a parer mio, già da qui, ragazzi, mi risulta molto più fluido rispetto all'Xbox One. Potrebbe essere una mia impressione, non lo so, ma comunque mi sto trovando molto meglio. Ragazzi miei, che dire, questo video è terminato. Io spero ovviamente vi sia piaciuto. Se fosse così anche per voi, mi raccomando, un bel pollice in su. Commentate, condividete, passate tutti i link in descrizione. Vi aspetto, mi raccomando. Fatemi sapere qua voi nei commenti, ragazzi, cosa
avreste cambiato, cosa vorreste nella mia squadra, eventualmente vi ripeto se potrebbe andare bene un figo Icon o un Garrincha al posto di Lucas, secondo me non sarebbe affatto male, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando. Vi lascio tutti quanti i link che vi possono interessare, come ho detto Footloot, Instagram, G2A, Bam, il drink, tutto quanto ragazzi in descrizione. Vi invito a cliccare qua a fianco a me, ragazzi, per vedere altri due video, se tante volte ancora non li hai visti. Clicca di ringocina già per iscrivervi al canale e clicca della campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento. Bella ragazzuoli!